Buongiorno a tutti, ben arrivati a questo appuntamento del giovedì che non è l'ultimo della settimana. Vi ricordo che domani ci sono i Non Farm Payrolls alle 14:30, quindi alle 14:15 sarò puntualissimo per guardare cosa fare nei Non Farm Payrolls. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. Un attimino che attivo la lista così vi vedo quanti siete belli. Allora, belli, belli, belli. Allora, grazie Adriano dell'altro giorno, purtroppo non ho tanto tempo sempre per sentirci o per scriverci, quindi a volte mando solo uno smile, quindi mi fa piacere, il tuo conto si è liberato dall'euro-dollaro, come tanti, tanti, tanti altri conti e tanti sono ancora un attimino un po' in balia di questo euro-dollaro che non è ancora riuscito a mettere sulla testa contro il dollaro. Allora, adesso sono in webinar. Sono in webinar, cioè, se vuoi ti mando pure il link, guarda, così ogni volta a quest'ora qui io non ho capito perché deve essere. Sì, così. Benissimo. Allora, qui abbiamo davanti a noi il DAX, partiamo dal DAX. Allora, Pietro, ci sei Pietro? Pietro non c'è, Pietro non c'è, vabbè, non importa. Io volevo dire a Pietro una cosa, e anche a voi ragazzi, anche a te Sergio volevo dirlo. Allora, c'è il trading che abbiamo fatto questa settimana sul DAX, sull'euro dollaro, sull'USD Yen, abbiamo fatto queste tre copie, poi io ho fatto internamente anche qualcosina, ho fatto l'euro sterlino, ho fatto un bel long, insomma. Questo trading comunque è un trading tranquillo. Avete visto il DAX? Quanto è bellino fare il DAX tenendoci piano, la lasciamo correre. Ieri, per esempio, verso le 9:30, 10, chiusura qui. Chiusura qui. Chiudeva. Io poi non l'avevo neanche guardato, me l'ha detto Pietro. Pietro, cosa facciamo? Chiudiamo? Certo che chiudiamo, chiaro, sono in positivo. Chiuso, io ho chiuso un po' troppo presto, però non mi interessava. Poi, tac, un bel gap aperto. Quindi avremmo comunque avuto le posizioni in positivo qui, di nuovo in negativo qui. Il DAX tranquillo. Oggi DAX io ho fatto un bel long, ho ancora un long aperto, quindi ho due long aperti. Guardate, da questa situazione DAX chiaro è ribassista. Poi vi dirò i tempi piano piano, quando magari l'anno prossimo avremo un po' di tempo in più. Ribassista, io ho fatto un long più o meno, guarda, se non stai fermo grafico, più o meno, Ok. Bene. Adesso comincia, io ho mandato ieri, scusate, ciao Pietro, ben arrivato, così ti becchi anche questa cosa che sto per spiegare del DAX. Io ho mandato ieri a tanti il testo ufficiale, manca una cosa, però non è rilevante. No. Ok. Scusate un attimo. Ok, perfetto.
Sì, adesso mi metto anche in rosso, così forse si capisce. Allora, perfetto, andiamo avanti. Tolgo anche la schermata di Skype, così non mi disturba. Stavo parlando del trade sul DAX, Pietro, che sto facendo con voi 3, 4, 5 ragazzi. Abbiamo fatto il DAX, abbiamo fatto l'euro-dollaro, io poi ho fatto l'USD Yen, l'euro sterlino, l'USD Yen ho condiviso nel webinar. Insomma, un paio di cosettine che stiamo facendo nel trading che sto facendo io. Hai capito o avete capito, Pietro, che la tranquillità è la cosa migliore? Il DAX, per esempio, ieri sera mi scrive alle 9:30, Paolo, lo chiudiamo il DAX? Io, scusatemi, bevo qualcosa. Addio, addio. Sinceramente, ieri non ero nel computer, se non me lo dicevi la lasciavo anche aperta, cioè non è che mi interessava, però visto che eravamo qui, poi ho dato un occhio, l'ho chiuso anch'io più o meno in questa zona. Quindi va bene, ma hai notato quanto è tranquillo buttare l'esca e lasciarla lì ferma? Ci mette un'oretta, ci mette 4 ore, ci mette una giornata, ci mette un giorno, ma il DAX è relativamente tradabile senza avere nessun problema. Mi confermi questo, Pietro? Poi se vai a sparare 10 colpi nella stessa zona e ti va contrario, chiaro che lì è sbagliato, vuol dire che hai buttato l'esca dove non c'è il pesce. Quindi chiaro che devi stare a riformare un attimino tutto. Adesso non so cosa stai facendo, ma la tranquillità per fare il trading sul DAX è la cosa migliore, ok? Perché se io adesso vado long, sì, guardo il 15 minuti, ma su H1 dove siamo? Su H1 siamo in questa zona qui. Qual è questa zona qui? Guarda, copio questo. Poi, chiaro, non ho ancora dato nessuno le entrate tutto adesso perché sto aspettando Alessandro che mi faccia l'orologio per avere qualcosa in più da unire al metodo. Però stiamo per entrare in una zona long, guarda. Stiamo per entrare in una zona long. Quindi adesso sto cercando i long sull'H1, sto cercando i long su H4, questa era la zona long, quindi prima di avere la zona short, che potrebbe essere questa, ha già cominciato. Se notiamo, oltre a questo, dobbiamo anche guardare i movimenti delle candele. Guarda, quindi, poi io ho indicatori dentro, detector, che mi danno le spinte e tutto il resto. Non vi ho ancora dato, sebbene avete l'indicatore detector, non vi ho ancora dato nessun valore perché, chiaro, sto ancora sperimentando per poi avere l'indicatore orologio adeguato agli indicatori che si muovono come campane gaussiane. Ok? Quindi DAX anche stamattina ha fatto un bel long. Guarda, il long l'abbiamo fatto adesso, in questo sta entrando in positivo. Un attimino, ok, devo schiarirmi la voce. Come faccio a schiarirmi la voce? Ah, Dio, Dio, Dio. Sono qui dalle 6. Un attimo, abbiamo un po' d'acqua ancora. Eccoci qua, allora, perfetto, benissimo. Bevo un po' di whisky, sì, alla mattina, bravo. Poi il whisky a me non piace, proprio quella cosa che non riesco a bere. È proprio il whisky che viene l'acidità subito, qualcos'altro, ma non il whisky. Allora, adesso siamo andati in positivo, sia con l'euro-dollaro, l'operazione fatta prima, vero Pietro? Abbiamo il gin, è perfetto. Guarda, scusami, mi interrompo di nuovo. Il gin è la mia bevanda preferita. Io bevo gin volentieri. Poi non lo bevo neanche proprio puro. Mi piace tantissimo il gin. Ok, poi vabbè, c'è una moda, ce ne sono da tutti, li fanno in tutti gli angoli. Però ci sono dei gin abbastanza buoni. Anche quello che costa di meno, il più scarso, è buono lo stesso. Come la vodka, poi alla fine, la vodka, il gin. Ma cosa c'entra questo con il trading? Vabbè, comunque. Non importa. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Adesso è andata in positivo l'operazione dell'euro-dollaro e adesso in questo momento qui è andata in positivo anche l'operazione del DAX. Quindi cos'è da fare? Come possiamo fare trading profittevole? Di nuovo, non possiamo tenere fino alla fine. Quando è in positivo, un livello buono, si chiude. Il DAX, per esempio, adesso devo capire. Il DAX è bello perché quando vi farò vedere il metodo, abbiamo anche dei livelli di chiusura, che oltre ad essere il livello di chiusura, magari anche la banda di Bollinger, non so, ma anche i livelli di tempo. Perché se io sono qui,
potrei ancora tenerlo su 15 minuti, magari fino a qui, ancora un'oretta, un'oretta e mezza. Provo su H1, fino a qui potrei tenerlo, anzi, addirittura vediamo che magari da questo è il minimo assoluto. Se rimane in laterale, ma arriva qui, l'H1 esplode, quindi posso tenerlo ancora di più. Su H4 siamo ancora nella fase iniziale. Se adesso vado a mettere la mia stanghetta centrale e vado a vedere qui, stiamo però arrivare su H4 in una fase ribassista. Adesso non lo so, sull'H1 come siamo messi? Siamo ancora nella fase iniziale, quindi si può ancora tenere il DAX. Poi io vado a vedere molto i 15 minuti, se incomincia ad arrivare qui adesso sulla banda di Bollinger mi prendo profitto. Quindi non mi interessa, non so, se uno mi chiede per strada, mi dice, ma quant'è la quotazione del DAX? Non lo so, no, non so nemmeno quant'è. Adesso la Rodolfo lo so perché l'ho visto stamattina, 1.1310, ma non lo so. Il DAX paga bene, il DAX paga benissimo. Io sono contento, faccio posizioni da due lotti, però attenzione, anche quattro lotti, ma non sono quattro lotti. Avendo la leva finanziaria 1.200, avendo il DAX con errante hai la leva 1.200, non lo fare su un conto normale, Francesco, perché lì hai la leva 1.50 oppure 1.30, ok? Quindi devi avere un conto speciale, lo richiede a Michela. Poi non può essere, io dico due lotti, ma sarebbero come un 0.20, cioè un poco di più. È un'altra sistemazione, non c'è i micro lotti, c'è soltanto i mini lotti, quindi 0,10, 0,20, 0,50 e così via. Quando fai due lotti interi, praticamente sei bello pesante a mercato, però non sono due lotti di euro-dollaro. Ok, andiamo avanti. Euro-dollaro, perché ho fatto il long? Ho sbagliato la tempistica. Allora, il long fatto stamattina era questa espansione, ho visto il prezzo ritornare qui in alto, infatti il long io l'ho fatto in questa zona qui. Se vai a vedere dov'è, perché mi si sposta sempre questa roba qua? Allora, andiamo a vedere, così vi spiego anche un po' l'operatività. Io ho fatto il long qui. Saliva, allora scendeva, saliva, l'ho preso più o meno, io direi qui. Ok? Infatti poi scende ancora, ore 9, quindi chiaro, lo lascio un po' di spazio, adesso ritorna qui, dovrebbe esplodere il rialzo. Perché l'ho fatto qui? Su campana gaussiana in chiusura, quindi ho cercato una chiusura campana gaussiana, continua a scendere, qui si allineano l'operatività di sessione europea, quindi da qui mi parte un ciclo, quindi sono ancora bene, ben messo con l'euro dollaro, con il ciclo 1. Probabilmente se il ciclo 1 adesso diventa ribassista potrò anche chiudermi le operazioni con poca perdita e stare fermo per il momento, oppure guardo come si comporta il ciclo 1. E in base al ciclo 1 cambierò, vado a mantenere l'operatività, perché se la partenza sul ciclo, sul minuto è comunque relativa, perché l'ho fatta guardando l'H4. L'H4 è arrivato in una soglia del 50%, quindi utilizzo benissimo il Fibonacci di questa espansione che è stata 150 pips, una candela a 4 ore sull'euro-dollaro. Agli orari strani, 16:17, scendeva come un pazzo. Il mio Skype ha cominciato a lampeggiare. Paolo, vedi, guarda, fai, guarda, non posso fare niente. Io non so più come dirvelo. Quando mi scrivete che magari avete il conto piccolino e avete il margine che sta scendendo, anche se mi scrivete alle 7, 8 di sera, Paolo, hai visto? Non posso fare niente, non so più come dirvelo. L'unica cosa, il conto piccolino si deve incrementare capitale. Tutto qui, cioè, insomma, io non so più come dirlo. Infatti, non ho più risposto a nessuno. Tanti poi, ah, hai visto se è ripreso? Ah, hai visto se. Non posso fare niente, non so cosa, come posso dirvelo. Lo sai, quindi alla fine, prima o poi si capisce, il giorno dopo, poi non ho risposto perché mando uno smile per liberarmi di queste cose qui. Tanti hanno avuto come Adriano, tantissimi. Qui in questa zona qui si sono chiuse le operazioni prima che scendesse, quindi si è beccato sia la chiusura, poi l'apertura dei long, la chiusura dei long. Cioè, praticamente ha fatto il lavoro che deve fare il robot, quindi perfettissima è andata questa situazione. Allora, andiamo avanti. Adesso l'entrata che ho fatto io sul minuto l'ho fatta anche guardando l'H4, perché sull'H4 ciclicamente qui è il ciclo 1, questo era il mezzo ciclo, quindi ciclo 3, ciclo 4.
È vero, ho preso 3 volte. Ah, Adriano, ho preso 3 volte. Sì, hai preso 3 volte, hai preso sali e scendi, va benissimo. Cioè, anzi, sei a posto, se cioè io poi ho controllato, no? Perché vado sempre a controllare i conti il giorno dopo, no? Di San è venuto questo rapporto. Ci sono 0 gradi fuori. No, adesso c'è 1 grado fuori. Quindi di notte scendiamo a meno 6, meno 8. Quindi c'è un po' di freddino. Magari dovrei evitare la sera di uscire a Torino. Ma vado a farmi la camminata perché devo stare. Prendi il miele. Sì, il miele ce l'ho, dopo lo prendo. Adesso non vado in cucina a prenderlo. Allora, grazie. Allora, il ciclo 1 poi. Prendiamo questa stanghetta qui, anzi la misuriamo proprio, guardate, da qui a qui. Quanti ne abbiamo? 20, più o meno altri 20, guardate, 16, 20. Stiamo arrivando alla soglia di ripartenza del ciclo 1. Però, se io adesso dovessi andare long, immaginatevi una cosa, io dovrei praticamente avere una sfortuna terribile, cioè essere proprio l'uomo più sfortunato del mondo a fare un'entrata adesso long sull'euro dollaro e prima di andare a farmi un nuovo minimo, non mi fa un nuovo massimo. Perché parlo così? Perché allora immaginatevi che questo qui è poi un errore ciclico. Ricordate? Questo è il ciclo 1. Ok? Quindi questo non rientra nella lettura, ma ci sta, non è che mi dà fastidio la spike, la posso anche calcolare. Però il ciclo adesso per andare sotto questa spike deve andare praticamente qui sotto, cioè deve diventare un ciclo ribassista, ma ormai il tempo, a meno che non mi faccia delle candele ribassiste veloce, ma devo avere veramente sfortuna. Quindi statisticamente deve ripartire un ciclo 2, riparte su una soglia del 50%, magari anche sul 38,2, può anche ripartire, ma poi deve andare verso i massimi. Quindi lo stop loss è questo. Se questo è un trade facilissimo, che io potrei anche dire tra virgolette sicuro, perché cioè, veramente la sfortuna che adesso mi vada qui sotto e faccio una cosa talmente anomala, perché il ciclo ha il pattern 4S all'interno. 1, 2, 3, questo qui, non questo, 1, cioè 1, 2, 3. Ah, che cosa sto dicendo? Ah, Paolo, Paolo, prenditi la penna che è meglio. Allora, non è rossa, non mi piace. Allora, 1. Segnale 1, 2, 3, quindi ho fatto anche la mutandina, come la chiamo io, 4, deve farmi il pattern 5, quindi il segnale 5, quindi abbiamo all'interno la M ciclica, 1, 2, 3, praticamente il 4 dovrebbe essere questo, non questo, non questo, questo è il 4, la quarta gamba, che assolutamente è un ciclo rialzista, quindi mi chiamo un ciclo così. Quindi ritorniamo a quel... A quel, al prossimo rotto in gola vado sopra il mio miele, va bene? Allora, al prossimo articolo che viene scritto di quel famoso scrittore che ha rotto le scatole, che influenza tutti, hanno preso paura all'euro dollaro a 1,1 va a 1,10, dovremmo dirgli di stare attento, perché quando scrivi l'articolo è meglio magari che non lo scriva tutti, che non metta questa influenza in giro, perché se andate adesso andare a vedere se l'euro dollaro se mi va a 1,14, gli articoli spariscono, vengono cartocciati e cestinati. Esce l'articolo, l'euro dollaro in ripresa 1,17. Quindi alla fine, io ho smesso tanti anni fa ormai di leggere informazioni. Aspettate un attimino, che qui c'è qualcosa che non va. Io so anche il perché. Un attimino solo. Che non va bene questa forza che mi viene, questo no, che poi ho il miele di un amico mio che fa l'allevatore di api, quindi proviamo questo. Perfetto, 1,11 è arrivato, lo davano a 1,10, eh? Lo davano anche a 1,05, Francesco. A 1,10 è arrivato? Fammi vedere, non lo so.
1,11,88. 1,11. 1,11,88, quindi mancano ancora 80 pips. Però vabbè, non è questo, non voglio dare contro quel giornalista che ha scritto, non è un trader che fa queste cose qui. Il trader, quello che interessa a noi, Pietro ha capito la dinamica, tanti hanno capito la dinamica, che te ne frega che va 1,10, io sto tradando da qui il ciclo 1. Io parlo per il trader discrezionale, sto tradando il ciclo 1, sto tradando il ciclo 2. Quindi che mi vada 1,11, che mi vada 1,10, che mi vada 1,5, che mi vada a 0,80 centesimi, a me non interessa perché sto guardando questa dinamica. Questa è quella che mi interessa. Io quando stasera ho chiuso i trade, sono positivi, no, che può fare quello che vuole, se non mi interessa. Questa è la dinamica del trading. Il trading discrezionale non è, deve essere, lo dico ormai, l'ho scritto nel blog 50.000 volte, deve essere esente influenze esterne. I fattori esterni non devono esserci, ok? Non devono esserci. Guarda, se io adesso mi facevo influenzare dal trade che fatto in questa zona qui, scende, oddio, 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 è tornato lì. Probabilmente tornerà fino al pivot, probabilmente salirà ancora, probabilmente andrà a fare quello che deve fare, perché se su H4 mi parte il ciclo 2 con i tempi giusti, segnale long, quindi scusate, sull'H1 deve finire la distribuzione. Quindi attenzione, non è finita qui. Ciclo 1, ciclo 2. Andiamo a vedere un attimino com'era la distribuzione qui, spostando qui un attimino. Perché i cicli, allora, 1, 2, praticamente questo era il ciclo 2, è diventato anche ribassista. C'è qualcosa che non va, l'errore ciclico. L'errore ciclico, ritorniamo qui, cioè deve esserci. Io so che è difficile, però purtroppo nei miei webinari non posso fare altro di divulgare quello che faccio, cioè non è che posso andare a prendermi un libro e leggere il libro e farvi vedere quello che c'è scritto in un libro. Non avrebbe senso, perché quello che faccio è quello che anche quello che dico, ma ormai da tanto tempo. Questo è l'errore ciclico, quindi non esiste. Se non esiste questo errore ciclico qui, lo disegniamo così, lo sappiamo, l'ho fatto tante volte. Questo non esiste, quindi vuol dire che qui è finito qualcosa, in questa zona qui, 1,13 e 11. Se vado su H1, 1,13 e 11 è più o meno in questa zona qui. Ok? Quindi il ciclo 2 non è diventato ribassista. Questo è interessante anche per te, Francesco, che sei diventato un ciclista. Guarda, 1, 2, è suonato un po' storto, lo rifaccio, dai. 1, 2, 3, ok? Che poi intanto lasciamola così per avere la fratalità. Guardate, 1, il 2, questo era l'errore ciclico, giusto? Quindi non esiste, non è diventato un 2 ribassista che mi aspetto un 3 ribassista e un 4 ribassista. La distribuzione sì, è ribassista, però non c'entra. È un movimento che non è nel canone della lettura ciclica. Ci sei, Francesco? Batti un colpo, perché questa è interessantissima. Gli errori è così. Ma lì avranno preso un botto di stop, avranno preso quello che dovevano prendere. Questa cosa che anch'io ogni tanto dico, vanno a prendere gli stop, vanno a prendere, andranno a fare quello che vogliono. Più che altro sono andati a prendere gli ordini pendenti che erano qui, perché sennò non saliva, continuava a scendere. Ok? Quindi l'importante per me nel webinar però è trasmettere la lettura come io la vedo. Cioè, insomma, la lettura è questa qui, questa non esiste, qui finisce il 2, questo è il 3. Che poi adesso il 3 è anche un po'. Questo è il 3, questo è il 4. Noi sappiamo che il 4 diventa anche a volte un mezzo ciclo. Quindi sì, certo, ho ancora questa dinamica qui, però non posso pensare che vada qui sotto, perché non ho un 2 ribassista, che il 3 fa quello che vuole, il 4 diventa ribassista. Devo ancora aspettare. L'unica cosa è aspettare che riparta anche la campana gaussiana sul minuto, sull'H1. Io però, visto che mi sono fatto già il 3 sul minuto, non vado ad aspettare questo. Se adesso il prezzo mi va qui in alto, lo tengo. Se adesso mi va fino al pivot, chiudo, prendo profitto, mi porto a casa. Cioè, quello che è, anche se faccio 200 euro al giorno, sono 1000 euro alla settimana. Cioè, ragazzi, no, io non, il trading discrezionale non ha una perfezione di entrata ed uscita. Non abbiamo queste cose. Quindi assolutamente io cerco di trasmettere questa cosa qui. Ok? Il miele sta funzionando, me lo lascerò qui in ufficio. Allora, per
Perfetto, non ci sono piattaforme, sì, beh, ci sono piattaforme tipo la Bloomberg, Antonio, che fanno vedere gli ordini di chi è si è messo, gli ordini dove sono messi, adesso non lo sono mai avuta, ma la piattaforma tipo la Bloomberg, adesso non so se i costi sono questi, saranno anche aumentati, costa 2.500 euro al mese, pagati in anticipo tutto l'anno, quindi già spendi i tuoi 30.000 euro per avere la piattaforma di Bloomberg, che poi non lo so perché non mi sono mai interessato. Non è che sia un vantaggio sapere che qui gli ordini sono, forse sì, non lo so, però non ce l'ho. Però immaginatevi una cosa: io ho fatto un'idea. Immaginate che se la piattaforma di Bloomberg vi dice come fare trading, io li spenderei 2.500 euro al mese o no? Tanto a lungo termine. Funziona. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che anche se hai gli ordini, sai dove sono gli ordini, devi avere comunque una strategia interna o una strategia esterna per farlo. Perché qui magari c'hai tanti ordini, adesso non la conosco la piattaforma, che ti dice o long o short, oppure ti dice sono tanti ordini, che siano long o short non lo so. Ok? Quindi non lo so, sarebbe da informarsi su questa cosa. Bene, comunque, ciclo 1 adesso. Voglio andare un attimino indietro perché se io vado a vedere come ho fatto la lettura io, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, se notate però c'è questa cosa qui che è un ciclo 1, quindi questa cosa qui potrebbe diventare interessante toglierla. Sarebbe da prendere in 10. No, tu pensi che sia così facile che abbia una licenza che la puoi usare in tutti i computer, Francesco? Sono diventati furbi. Comunque, beh, non lo so. Allora, non lo so, non lo so. Non vado su queste tematiche. Informati, informati e me lo dici, dai. Allora, uno, due, guardate, tre. Quindi siamo già nel ciclo 4. Se io allungo la distribuzione mettendoci dentro anche questo qui, che poteva essere un ciclo 1 o una X o una Y, questo è il 2. Questo è il 3, lo faccio finire qui, guardate. Anche questo fa parte del trading, la lettura e le condizioni di lettura. 3, qui da qui c'è il 4. Se notate, il 4 lo faccio partire da qui e finisce qui. Ok? Su questo segnale qui. Potrebbe essere così, guarda, parte da qui, 1, 2, 3, 4. Manca il segnale 5, quindi anche qui c'è il 4S. Quindi a questo punto, anzi, lo faccio partire da qui, guardate, sac. Oppure uguale, più o meno, cioè non è che sia perfetta. Poi questa cosa qui è come se fossero candele che non esistono, quindi magari il conteggio non è preciso, mancano delle candele. Uguale, non mi interessa, da qui c'è il 4, siamo nel ciclo 4, che se il ciclo 4 diventa rialzista, o meglio, il ciclo 4 va sopra la media 48, che è come lettura la cosa più facile da fare. Quando mi vai sopra la media 48, mi vai sopra questo massimo, addio ciclo 4, sono in un ciclo 1. Quindi da qui ciclo 1. Se io ho questa base qui, il problema di tutti, e lo so che sono monotono, a volte anche ripetitivo, il problema di tutti è che abbiamo il dittino troppo facile, cioè si clicca troppo presto. Se clicchi, ti devi mettere l'anima in pace, vai come Francesco in palestra. Sì, palestra è diventato tutto bello muscolato, e però ha fatto trading lo stesso. Fai un'operazione sola e basta. Da qui ciclo 1. Perché se l'hai fatta troppo presto, non è sbagliata. Era sbagliata. Se questione di poi operazioni, non esistono operazioni sbagliate, operazioni giuste. Quindi se vai, se tu l'hai fatta magari per sbaglio, l'hai fatta qui, ok? Per sbaglio, col senno di poi, e il mercato scende ancora, tu ne hai una sola, prima o poi deve tornare qui in alto, deve ripartire il ciclo 1, perché ormai qui sotto non ci andrà più. Ok? Una volta, quando io facevo trading alle prime armi, ci usavano i triangoli. Qualcuno di voi magari li ha interpretati come i pattern armonici di Gartley e tante altre cose. Guardate. Questa cosa qui è un triangolo. Posso anche scegliere, anche ora, vabbè, io non li uso, però non seguo nessuno, quindi magari c'è qualcuno ancora che li segue.
Francesco, io non faccio webinar sui triangoli, sulle forme geometriche in generale, però soltanto per indicarvi una cosa. Questa qui è una trend line, da questo massimo a questo minimo, giusto? Questo non è neanche giusto metterlo così come triangolo. Adesso, questo qui purtroppo non si può mettere come voglio io. Dovrei fare così, giusto? E poi mettere una trend line in questa zona. Il triangolo non è preciso. È questo. Ok? Proprio perché c'è questo minimo qui. Anche se è candela H1, sto facendo trading su H1, quindi lo posso scegliere così. Quindi il triangolo, praticamente, questo pezzo non c'è. Se adesso il prezzo mi torna sopra la trend line, o meglio, sopra il triangolo, da qui ciclo 1, devo andare short o long? Ci sono tante cose, i pattern armonici di Gartley funzionano anche molto bene, cioè, però messi in ordine con quello che sto facendo. Cioè, se io devo mettere, ecco qui. Se io devo mettere soltanto il pattern armonico di Gartley, non esco più di tanto. Cioè, io preferisco abbinare diverse tecniche, tipo l'analisi ciclica, l'analisi tecnica, una trend line, una forma geometrica, un triangolo. Allora, cerchiamo di rimetterlo dove era prima, che viene difficile. Proprio per questo avevo messo la trend line, perché viene difficile metterlo. Devi cercare la giusta dinamica del vincolo, che è. Allora, perfetto. Ok? Quindi assolutamente anche questa inserita ha valore aggiunto o no? Poi so che tanti mi confermano, cavolo, ma se facevo così era, ho sbagliato io. Sbagli sempre col senno di poi, giusto? Però lo sbaglio più grande, qual è, Francesco, lo sbaglio più grande? Vediamo se mi dai una risposta giusta, e tutti mi potete dare la risposta. Qual è? Anche tu, Pietro, che gli schiaffi ne hai presi, te ne sei dati e ancora ne riceverai. Qual è? Ciao, Sirio, non ti avevo neanche visto. Sirio, come stai andando? Allora, qual è lo sbaglio più grande che fa il trader? Dai, qual è? Qual è lo sbaglio più grande? No, non aspettare il momento giusto? No, perché non esiste il momento giusto, non esiste il momento sbagliato. Il trade giusto è col senno di poi, il trade sbagliato è col senno di poi. Ma per raggirare questa cosa, cos'è che devo fare? Tanto un attimino che controlliamo il minuto per la chiusura. Per raggirare la cosa, cos'è che devo fare? Una cosa molto semplice. Proporzionare il money management. Se tu hai fatto un'operazione da un... no, ragazzi, sono il webinar, ragazzi. Cos'è che devi proporzionare? Perché se tu hai fatto un'operazione da un lotto con un conto da 1.000 euro e ti scende di 60, 70, 80 punti, il conto praticamente rimane con 200 euro, a parte che rimane con 200 euro, perdi talmente tante forze interiore che alla fine ti viene anche il mal di stomaco, ok? Non dormi bene perché ti dai del cretino da solo. Invece, se tu avevi fatto con 1.000 euro, avevi fatto un'operazione da 0,10, da 0,20, cioè da 0,20 il massimo con 1.000 euro, e anche se scendi di 100 punti, stai perdendo 200 euro, sono il 20%. Non stai perdendo l'80 al 90%, stai perdendo il 20%. Quindi allora ancora dormi bene, il tempo ce l'hai, aggiungiamo il fattore speranza che ritorni su, ok? Quindi alla fine per bruciare un conto da 1.000 con un'operazione da 20, da 0,20 devi fare 500 punti. Quindi ok, se sale non guadagni tanto come se avessi un'operazione da un lotto, però guadagni, diciamo, con tranquillità. Non guadagni 1.000 euro al giorno, ma li puoi guadagnare in un mese, in 2 settimane, anche in una settimana se fai dell'operatività, molti operatività con 0,20. Quindi non è detto che l'operazione da 0,20 è così negativa. Scrivo a Martina che sono in un webinar, se no questo mi continua a scrivere. Allora. Allora. Ok.
Perfetto, quindi già so che sono monotono e tutto il resto, però tanti di voi stanno ancora guardando e dicendo, ma cavolo, ma sì, c'ha ragione, ogni volta lo dice, ma io sempre così, cosa faccio? Allora, torniamo nel nostro trade, io sono qui, ho fatto il ciclo 1, guardate com'era, come da vedere così già, ma c'è ancora spazio, invece no, se vai a vedere così ti rendi conto che questa è la M ciclica del ciclo 1 e questo è il ciclo 2 che sta già arrivando sulla chiusura, guardate, molto semplice. Perché adesso io ho già il dito sul mouse. Allora, 1, 2, 3, 4, ciclo 1, 1, 2, più o meno 3, 4. Quindi sei già arrivato nella zona di chiusura del ciclo 2. Che poi il ciclo 3 mi vada rialzista o diventa ribassista, non lo so. Quindi a questo punto sono già arrivato in una zona di take profit. Quindi mi fa un saltino, io chiudo tutto. Ok? Cioè, vorrei che toccassi il pivot proprio per darmi la possibilità di dire ok, sono arrivato a toccare il pivot, chi se ne frega. Però sull'H1 avrei ancora spazio, ma onde evitare, ragazzi, io vi dico sempre, onde evitare, guardate. Presi. Perché per guadagnare 50 euro, o 20 euro, 30 euro, ne metto 50, 60 euro in più, ne perdevo 400, ok? O più o meno 470 esattamente, però perché non lo faccio? Perché non mi interessa questi 50 euro in più. Adesso può farmi una bella candela rossa così, oppure farmi addirittura una discesa così rossa. Quindi non mi interessa. Io quando vedo, tanto lo so che saliva, quando vedo che poi scende ancora, ok? Lo ricompro in base all'andamento che ho sull'H1, in base all'andamento dell'H4 e all'andamento dell'H1. Ok? Questo è il trade che io preferisco fare, perché in questo caso ho riportato il margine sul conto, ho tutto quanto. C'ho ancora due operazioni long dell'euro-dollaro, una è quasi quasi in positivo, quindi oltre a questo ho altre operazioni da gestire. Certo, ma questa cosa chi se ne frega se sale è una cosa importantissima, grazie che mi dici che te l'ho insegnata io, ma oltre a questo, Francesco, chi se ne frega è importantissima, però attenzione a gestirla anche bene, perché chi se ne frega è la mia definizione, è importantissima, però a volte anche hai anche l'idea di io adesso l'ho chiusa perché il trade sul minuto ho una ragione di chiusura che sarebbe la chiusura del ciclo 2, ok? Magari vuoi aspettare che ti arriva qui, poi chiudo il ciclo 2, chi se ne frega. Però se tu vai a volte a vedere, per esempio, se l'operazione era da prendere qui, non avrei chiuso il long, perché qui sono ancora una situazione long, quindi il chi se ne frega, certo, ma deve essere anche sensato da una zona. Questa è la zona sensata dove prendere profitto. Che poi se adesso mi ritorna sopra il pivot e mi parte a raso fino a un certo punto, ne ho ancora una da chiudere, anzi due ne ho. Quindi sono ancora messo bene. Ok? Torniamo un attimino, visto che abbiamo fatto l'euro-dollaro, torniamo un attimino su questa zona qui. Il DAX, così torniamo dove eravamo. Vedete, il DAX è sempre lì fermo, la candela H1 è sulla banda di Bollinger centrale, stiamo arrivando in una zona dove deve ripartire. Quindi quello che vi dico io, la lateralità può essere anche a favore di noi che aspettiamo il tempo, Pietro noi, Sergio noi che aspettiamo il tempo, invece la lateralità è la parte negativa di chi ancora sta cliccando, sta cliccando, sta cliccando, perché tanto deve salire, poi deve scendere, clicca, 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 clicca. Uguale quanto cliccate su sto cavolo di DAX. Il DAX è assolutamente una cosa di tempo. Io l'ho scoperto con il tempo, l'ho scoperto, ok? Mi sono basato anche su una teoria di un altro trader. L'ho ricambiata un pochettino. Sono stato veloce a farmi questo metodo, devo dire la verità, una volta ci avrei messo molto di più. Sono stato veloce a farlo. Fantastico. Ok? Non ne abbiamo sbagliata una, è la definizione, non perché non ne ho sbagliata una. Quella che ho sbagliato è magari un'operazione short, no, cos'è? Sì, delle operazioni short del mese, quando l'ho fatto? Il 25 marzo. Dal 25 marzo ho due operazioni short, ma roba, poca roba che rimane lì non mi dà fastidio. È a marzo. Quelle sono sbagliate, ma perché ancora non ero in rodaggio con il metodo, giusto? Però, facciamo una statistica, nelle ultime 2 settimane, Pietro, Sergio, adesso gli altri non ci sono, Marco non c'è, anche Marco, poverino, Marco è andato un po' fuori strada, me l'ha detto lui stesso, cioè non ha seguito bene gli ordini, no?
Cos'è che penso che sia, guarda, penso che sia 1000, Adriano. 1000. Dovresti chiedere a Michela. Chiedi a Michela direttamente. Allora, nelle ultime 2 settimane o 3 settimane, qual è stata? Beh, nelle ultime 3 settimane alla grande. Perfetto. La statistica di quante operazioni abbiamo sbagliato. Il long dell'altro giorno che io ti ho detto vado long, tu hai detto io l'ho già chiuso. Se l'hai chiuso in poca perdita o forse in poco guadagno, non lo so come l'hai fatto. Io ho detto io no, io lo lascio ancora. Ma il long, poco guadagno, va bene. Col senno di poi hai fatto anche bene. Giusto perché alla fine andava bene anche così, infatti ti ho detto, ah, mi sono anche un po' pentito di averlo lasciato, ti ho detto, però lo stesso, magari sbaglio di 1, 2, 3 giorni, ma poi me lo vado a prendere statisticamente. Questa cosa qui è un po' da ridimensionare perché era meglio la tua operatività di averla chiusa con poco guadagno. Bisogna vedere, per quello voglio l'indicatore orologio e noi ci basiamo solo sull'orologio e tra tic tac, tic tac, tic tac, tic. Si prende, si chiude, si apre, si apre, si chiude, si chiude, si apre. Così va fatto il trading sul DAX. Perché alla fine, se io vi dico che questa qui era una situazione long, no, non perché, la linea c'era, perché non perché lo dico io, perché la situazione long è sceso, non c'è lo stop loss, è salito. Okay? Se io vi dico che questa qui è una situazione long, vi posso mettere anche l'orario, cioè insomma, che ore sono? Adesso. Sto usando un altro grafico di un altro broker, quindi gli orari magari non sono neanche giusti, però 13, quindi ore 14 del broker, 14 nostre, giusto? Quindi 10, sono le 10, no, 10, questa è la candela delle 9, quindi ok, alle ore 14, poi andate a vedere oggi alle 14 se il DAX sale. Allora, scusami, ore 14. Tempo. No. L'ho detto anche l'altro giorno, vi ricordate anche l'altro giorno? Poi i tempi sono anche molto simili perché se andiamo a vedere, adesso non so se c'era su questo grafico qui, però posso andare a vedere, c'era una, no, non l'avevo messa qui, l'ho messa su 15 minuti. Vi ricordate? Se non l'ho cancellata perché ne faccio tante di cose. Ore 13, 14, tempo short. Ok? 13, 14, sale. Era tempo short o no? Per questo la dinamica mi interessa anche per te, Pietro, che hai capito, perché sì, questo è l'orario short, però può succedere che si sposta un attimino. Però io sono entrato qui, lo stop al limite me lo devo mettere, vedete? Qui in alto, perché posso avere anche questo, ma poi scende. Quindi sono dalla parte giusta. La dinamica poi da qui era una situazione long. Certo che se io faccio un long qui, cerco di portarlo qui in alto, sono un cretino. Per quello l'intraday nel DAX, ragazzi, è come di andare a spasso. Io mi sto divertendo. Torniamo a noi, caro Francesco, che ti sei procurato il libro L'uomo più ricco della Babilonia, che vedrai. Anche mio figlio l'ha letto e cioè, insomma è un libricino, un romanzo poi anche abbastanza famoso negli anni, però da qui si capisce che c'è un impegno da parte tua, ok? Lo devi ancora iniziare, lo leggi veloce, c'è cioè, un bel librino. Allora, poi non sono neanche tante pagine. Torniamo noi. Ho perso 2.000 euro, ho perso 5.000 euro, ho perso 127.000 euro più o meno 10-12 anni fa per un broker è sparito con tutti i miei denari. Ok? Vi ho già raccontato questa storia. La mia forza interiore, il mio nucleo interiore, per fortuna, è una capsula. È una capsula. Perché parlo di questo? Perché noi, in tutto quanto, dobbiamo avere una dimensione, la chiamiamo anche scatola, però la scatola ve lo dico dopo che cos'è. Quando nel nostro nucleo, immaginate il nucleo come una capsula, come una cosa rotonda o in questa forma, diciamo ovale, che viene racchiusa da una capsula. Se questa vostra forza interiore di nucleo non è ricoperta da questa capsula, è vulnerabile. Cosa vuol dire? Che qualsiasi cosa negativa andrà a distruggervi dentro, ok? Depressione,
malumore, se già si comincia il malumore, è i primi attacchi alla vostra capsula, ok? Quindi se non riuscite a sconfiggere il malumore, piano piano la capsula viene a son di colpi, viene rotta, si rompe come un gusto d'uovo. Attenzione, molto leggera. La capsula è talmente fragile che dovete stare attenti. Quindi già dovete combattere il malumore. Tu, per esempio, Francesco, sport, palestra e tutto il resto, no? Compagnia, amici, un bicchiere alla sera, perfetto, ma il malumore lo devi combattere. Io lo combatto con le risate, mi metto a ridere da solo come un cretino. Il malumore, ok, il malumore, devi sconfiggere pensieri positivi, leggere dei libri, insomma, la cosa deve tornarti fuori. Quindi la vostra capsula dovete, avete questa forza interiore. La mia forza interiore, tanto guardate un po', si sta muovendo un po' il DAX. Allora, se poi. Questo me lo devo leggere perché scusatemi, interrompo un attimino. Se voi non riuscite a combattere, all'interno di questa capsula avete, io per esempio all'interno della mia capsula ho un metodo ciclico, all'interno della mia capsula ho il metodo del DAX, al mio interno della capsula so fare trading, quindi ci sta che ogni tanto mi prendo anche una batosta, però non mi do, non è che metto la testa sotto la sabbia, mi rialzo e dico cavolo sì vabbè ma no, un attimino Paolo, ridimensiona. Dai un po' d'olio ai rodaggi, alle ruote e incomincia a fare trading come lo sai fare, non fare cavolate, ok? Intanto negli anni poi succede sempre di meno, perché nella mia capsula, nel mio nucleo interno, vado ad attingere questa energia che è sempre lì dentro, che è sempre appena tu la apri, boom, ti viene questa esplosione di energia che ti ricarica, ok? Quindi questa cosa qui, per chi ha preso degli schiaffi del mercato, per chi ha preso delle cose. Dovete tornare dentro voi stessi e dire, cavolo, ma per il faccio di Master Paolo riesce a fare trading e durante i webinar ci fa vedere che è riuscito a fare il long, fare lo short, li ha chiusi bene e tutto il resto. Ci sarà un motivo. Devo arrivarci anch'io. Chi magari sei anche già arrivato, tipo te, Francesco, la dinamica ciclica fa parte di te, perché vedrai cicli dappertutto. Però usala così com'è. Se non ti piace andare short, perché il mercato è sceso tanto, non lo farlo short. Però non fare i long dove non li devi fare, li devi fare quando li devi fare, restringendo l'idea di dire ok, non mi piace fare gli short sebbene il mercato è sceso tanto, non voglio più andare short, però cerco di farmi dei long nei momenti giusti, per esempio qui sopra la 12. Ok? Poi scende di nuovo di brutto, non fai lo short, dove lo faccio? Qui non posso andare, non ci sono chiusure sopra la 12, qui nemmeno, guarda, ti metto il grafico un po' più grande perché così lo vediamo meglio. Guarda, qui puoi farti il long sopra la 12, il mercato poi scende, addirittura faccio un altro pezzettino di grafico in più. No, c'è solo questo. Qui il long sopra la 12, per esempio, siamo sopra il pivot, volendo. Qui però scende sotto, cioè qui non c'è neanche una chiusura sopra la 12. Qui incomincia, però non ce l'ho. Cioè, vedete, la candela rossa chiude sotto, questa è la prima che chiude sopra. Allora, sul breakout di questa candela c'ho il long. Lo puoi fare il long, però devi fare solo il long. Poi chiudi, torna giù, cioè se tu fai il long qui e cerchi di portartelo qui, devi pensare che magari può scendere ancora. Non te lo fai. Qui il secondo long si avvicina, devi tornare anche sopra qui. Tac, di nuovo il long, perché stai seguendo il metodo ciclico. Ti piacciono più di più i long? Va bene, anche a me in questo caso. Bene, adesso piano piano si sta portando avanti che è l'orario buono per entrare long. Già qualcosina l'abbiamo chiuso sul minuto. Ma Paolo, l'ho chiuso veramente sul punto giusto? No, l'ho chiusa qui. Se avete visto, l'ho chiusa qui. Poi è andato dove doveva andare. Sta chiudendo il ciclo 2. Quindi adesso, l'unica cosa è, io purtroppo non ho tanto tempo per fare sempre trading, però nei webinar mi ritaglio anche magari il tempo per me di fare le analisi. Guardate, ciclo 2, quindi questo, so già che è ciclo 2, parla, poi vi dico anche delle scatole, perché le scatole interne sono molto belle, no? Solo il box è il nostro nucleo. Il box, poi vi spiego un'altra cosa, se posso andare sull'umano, diciamo, un po' su queste cose. Questo è il ciclo 2, guardate, 33,
31, 32, adesso il ciclo 2 più o meno dovrebbe essere questo. Siamo sul minuto, vedi, sta facendo nuovi minimi, sta andando sotto la media 48, questa non è una cosa bella, però dal 61 sul 50%. Siccome deve partire un segnale long, io questa zona qui, che è una zona di pullback, e siccome sto guardando che sull'H4 siamo a tempi tirati, ha toccato il 50%, su H1 non so, ma dovrebbe tornare sopra la 48 per far partire dopo il ciclo 1 sul... Anche qui, quindi adesso qui, praticamente sulla zona di pullback dove è adesso, senza sapere nient'altro, long per me. Può andare anche a toccarmi il 38,2 perché è così, ok? Però questa è una zona di pullback, guardate. Quindi in questo caso qui ho anche un livello di entrata. Oltre a Fibonacci, la zona di pullback, guardando H1 che deve partire un ciclo 1, che perché deve partire un ciclo 1? Perché probabilmente qui sta per finire il ciclo 1 su H4. Quindi o sono allineato o non sono allineato. Cioè, oltre a parlarvi un po' un attimino di vita, dal mio punto di vista della mia prospettiva, nella mia prospettiva, scusate, di visione della vita. Il nucleo è il motore che noi abbiamo interno quando noi, per esempio, nel nucleo cosa c'è? Una cosa molto, molto banale che c'è dentro nel nostro nucleo. Nucleo poi, se è il nucleo sentimentale, lo chiameremo scatola, se è il nucleo del nostro sapere, ok? Il nucleo del nostro sapere, cos'è la cosa più banale che c'è dentro nel nucleo del nostro sapere? Vediamo se qualcuno me lo dice. È una cosa molto banale. Ce ne sono diverse, però voglio prendere un esempio che sia bello per tutti. Qual è la cosa che dentro nel nucleo del nostro sapere noi appena vogliamo andiamo a prenderlo e ce l'abbiamo sempre? Qual è? Vediamo, bella domanda, molto semplice la domanda. Immagina, ci sono due o tre cose, ve ne dico due. Chi ha imparato ad andare in bicicletta può passare anche 20 anni che non va in bicicletta, ma prenderà la bicicletta e ci andrà. Questo fa parte del sapere, ok? Chiaro, se hai avuto dei problemi motorici sarà un po' complicato da altri punti di vista, ma la tua mente sa andare in bicicletta, giusto? La lingua, tu hai imparato una lingua a parlare per modalità di trasmissione dei tuoi genitori, dal tuo mondo esterno, la tua lingua madre la saprai parlare anche se ti viene un vuoto di mente, anche se fai un incidente e ti svegli dopo un anno di coma, ti svegli, la tua lingua la saprai parlare perché lì il tuo corpo va ad attingere dentro al tuo nucleo del sapere e ti trova questa lingua. Allora, perché a volte succedono questi casi che uno si sveglia, sa parlare altre lingue, sa suonare il pianoforte, di qua di là? Questo è soltanto, che brutto sto webinar che sto parlando di queste cose, eh? È soltanto che in quel momento dove tu non c'eri, sei andato in un'altra dimensione, dove non dovevi andarci, dove hai preso qualcosa delle tue radici. Qui torniamo un attimino sulla reincarnazione, ok? Però non andiamo su questa cosa qui, ok? Perché tu torni indietro da dove sei arrivato. Quindi magari hai qualcosa di... Hai fatto una vita precedente dove sapevi suonare il pianoforte ed eri un concertista, eri il più bravo pianista dell'epoca, ok? Quindi ti svegli e se sai parlare un'altra lingua, sai anche suonare il pianoforte. Sono cose che sono dati di fatto. Quindi credere o non credere sulla reincarnazione è tutta una cosa, io non è che sia... Uno che ci crede o non ci crede, per me è irrilevante, perché alla fine se c'è, c'è, se non c'è, non c'è, cioè non è che posso cambiare il mio destino, ok? Quindi questa qui è la cosa che ci può attingere dal nostro sapere, ok? Le cose banali, andare in bicicletta, parlare un'altra lingua, queste cose. Poi, per chiudere il discorso su queste cose qui, vi ho annunciato delle scatole. Cosa sono le scatole? Allora, immaginate una delusione d'amore. Nel trading tu ci vai a parlare di queste cose. Il trading, ragazzi e ragazze, non ha niente, cioè non è niente, non riuscirai mai a fare trading se non c'hai la serenità interna. Se sei innamorato, per esempio, è uno stato d'animo che stai benissimo, ok? Potrai lavorare meglio in qualsiasi... Se tu hai un lavoro tradizionale... E vai a lavorare con il muso duro, con la luna storta perché la ragazza ti ha lasciato, ok? Farai un brutto lavoro, avrai una brutta cera, sarai anche brutto da vedere, ok? Giusto? Invece se vai dopo che sei contento, sai che questa persona ti sta vicino ed è bello anche avere questa cosa, questo rapporto d'amore anche nuovo,
Sei uno sorriso da orecchia a orecchia, sei la persona più splendida che esiste, giusto? La serenità rapportata al trading, se tu ti metti a fare trading quando sei ammalato o ti metti a fare trading quando hai dei problemi personali, sicuramente non farai trading, ok? Questa è una cosa. La scatola, saper chiudere una scatola. Saper chiudere una scatola è la cosa più bella, che se uno riesce a farlo, allora tu hai una scatola che ogni volta la chiudi, ok? Il vecchio, se è nuovo, sostituisci il vecchio, ok? Prendiamo un paio di scarpe. Quanto sono belle le scarpe nuove quando te le metti? Cavolo, le scarpe nuove, belle, sono le scarpe nuove, ah, che comode, che pulite! Le scarpe a ginnastica. Io me è una cosa bellissima perché arrivo da una famiglia povera e io sapevo già l'anno prima che scarpe a ginnastica avevo l'anno dopo perché prendevo quelle del vicino, ok? Però lo stesso era anche una bella sensazione. Però quando vai a comprarti le scarpe nuove, che poi adesso è una cosa terribile, vai a comprarti le scarpe nuove, costano come una macchina, costano 200 euro, 150 euro un paio di scarpe da ginnastica, è una cosa terribile. Però vabbè, ok. Le compri e sei contento perché queste scarpe nuove sono belle. Ok, il primo mese sono belle, il secondo mese, terzo mese, ormai è già passato, ho preso un po' di pioggia, le scarpe sono scarpe, ok? Non sono più nuove, ok? Quindi perché si dice che il nuovo sostituisce il vecchio? Questo è l'esempio banale che posso farvi. Però quando avete una delusione, parliamo di amore perché va bene come generale discorso, o discorso generale in questo caso. Io apro una scatola e faccio entrare una persona nella mia scatola emozionale dal punto di vista del cuore, amore, tutto quello sentimentale, diciamo, no? Ok, questa scatola qui si riempie di talmente tante cose positive, ok? A un certo punto va in rotta questa situazione. Purtroppo le situazioni non vengono mai determinate da una chiusura bella, ok? Non è che si va, guarda, sai, ho conosciuto un'altra persona. Qui o c'è il classico tradimento, oppure c'è ti abbandono perché o perché questo. Poi si va a rimischiare tutti gli errori che si potevano magari non fare o le cose che dovevano essere cambiate. In questo punto è il momento di chiudere quella scatola, ok? Chiuderla e non pensarci più. Di chiudere la scatola tu così com'è. Ermeticamente si chiude quella scatola lì. Si chiude perché se tu la tieni aperta entrano soltanto ancora è difficile, lo so, è difficilissimo, è la cosa più difficile che esiste. Qui puoi entrare un attimino sul un po' la meditazione e la meditazione non soltanto dal punto di vista di fare yoga ma del pensiero, ok? E qui rapportiamo al trading. Quando tu hai un trading che è andato male, qual è il primo pensiero che ti viene in mente anche quando sei in dormiveglia? Adesso apro il telefono e è salito di 50 punti stanotte, giusto? Cos'è questo? È un pensiero negativo o positivo? Stai pensando che vedi già l'operazione andare in positivo, come quando apri il trade, vedi l'operazione già andare in positivo. Quando hai l'operazione che è in negativo, speri, o meglio, te la immagini già in positivo. Ok, quindi questo qui è un messaggio del tuo corpo che ti dice. Ti do un attimino di rinforzo, un attimino dall'esterno e ti do questo impulso positivo, perché sennò mi schiatti qui. Quindi automaticamente io come corpo, come cervello, ti do qualche impulso positivo per tenerti un po' su d'animo, perché sennò ci lasci le penne. E questo è il sistema immunitario del nostro sentimento, ok? La scatola chiusa la devi chiudere perché sennò fai entrare talmente cose negative. Quella scatola chiusa deve chiudersi quando è il momento migliore. Di rattenere dentro le immagini, le foto. Io ho una scatola che sto chiudendo adesso in questi giorni, ma è già chiusa a livello mio, ma la devo chiudere con lo scotch perché è un cartone, dove sto mettendo dentro delle foto, dei ricordi, delle cose. Di una mia vecchia storia, diciamo, parliamoci chiaro, di una cosa che è andata a finire, ok? L'ho chiusa nel momento un po' sbagliato, però anche nel momento giusto, cioè sto migliorando in queste cose. La devi chiudere quando non entra più la cosa negativa, perché un giorno, se ci sarà il giorno, la possibilità o la probabilità, o magari la vuoi riaprire, la devi aprire quando è il momento giusto di riaprirle, che allora ritroverai solo le cose positive. In quella scatola non troverai tutta la, scusatemi la parola, la merda che ci hai messo dopo.
troverai soltanto le cose positive che hai chiuso nel momento giusto. Apri, ti vedi questa bella foto su quel ponte, su quel tramonto, ti viene in mente, ah, i capelli di questa persona, il profumo, la serata, la cena, che non so, la bottiglia di vino, ti vengono in mente questi dettagli che avresti già sommerso di tutta la roba negativa che ci hai messo dentro. Quindi chiudere la scatola è la cosa migliore che puoi fare. Ma per chiudere una scatola, cos'è che devi fare? Io ho un metodo, un sistema immunitario su questo. Anche su questo, qual è il miglior modo per chiudere una scatola? È aprirne una nuova, giusto? Quindi devi essere già pronto ad aprire una nuova scatola. Quindi aprire la scatola nuova è: ah, che bello, le scarpe da ginnastica sono nuove. Quindi quelle vecchie le hai già dimenticate perché sono roba vecchia, e quella nuova, quindi il nuovo sostituisce il vecchio. Apri una scatola, ok? Non sarà uguale alla scatola precedente. Non saranno le stesse scarpe, magari saranno anche le scarpe che poi ti stanno anche scomode e le devi anche cambiare, però intanto cominci a sostituire il vecchio con il nuovo, ok? Uguale, uguale, uguale. Qualsiasi cosa ti va, quando c'è un amico che lo vedi giù, vai a berti una birra perché lo vuoi un po' un attimino spostare dai suoi pensieri, lo puoi fare un po' che non ci pensa a queste cose qui, perché l'amicizia è anche questo. Quindi anche questa cosa qui devi autosistemarlo, devi autosistemare la tua serenità. Perché parlo di queste cose? Perché fare trading, se non sei così, non è. Io a Peppino, che adesso non c'è ancora, poi si ascolterà forse il webinar, non lo so, che è ancora in Paraguay, con il tempo si diventa anche amici, cioè anche se non ci si vede, ma su Skype, dico di là, ha una problematica un po' di questo genere, che purtroppo lo riporta a non fare trading comunque in quel momento, c'è questa fase negativa della sua vita. Io lo capisco benissimo e quindi questo lo dedico a lui, questo webinar. Deve chiudere una scatola per aprirne un'altra, deve chiudere una scatola per aprirne un'altra. E poi attenzione, attenzione, quando hai più scatole aperte non è giusto, perché hai una potenza da distribuire, hai una cosa da distribuire, giusto? Ogni tanto le mie bambine, che adesso non più, ma l'anno scorso, ma anche ultimamente, anche mia figlia, mi pare domenica, mi ha fatto la stessa domanda. Siccome io ho più figli, ogni tanto capita che qualcuno, ma chi è che vuoi più bene? È possibile dire a un genitore, c'è cioè un figlio che ti dice, a chi è che vuoi più bene? Il nostro cuore genera amore, ok? Ne genera talmente tanto, ok? Talmente tanto che lo puoi distribuire. Quindi quando si aggiunge un membro, ok? Dal punto di vista di parentela, di figli, prole, non è che c'è più amore per una persona o più amore per un'altra persona. Chiaro, ci saranno più attenzioni per chi magari è un po' più debole, cioè magari la bambina che è un po' più timida a scuola o più che ti fa più tenerezza perché la vedi che è un po' non riesce a ingranare bene la sua vita, ok? Gli ingranaggi della sua vita sono un po' a rilento, non riesce a trovare amici, quindi è un po' di attenzione per quella persona, per quella figlia o figlio che hai, giusto? Questa può essere, ma l'amore viene distribuito per ogni singola persona ugualmente. Io cerco di spiegare sempre ai miei figli questo, io non faccio mai differenze. Può succedere che magari mia figlia fa la patente, e allora in quel momento lì do più attenzione finanziaria a quella, ma succederà che toccherà anche a te la patente, quindi non è che faccio differenze su queste, per fortuna finanziariamente. Ma questa cosa qui, perché adesso nel livello sentimentale avere più scatole aperte non va mai a ben fine? Perché quando cerchi di tenere una scatola aperta, però ne apri un'altra, ok? Il classico andare con due, andare con tre nello stesso tempo, che poi fa figo quando sei ragazzo, ma a un certo punto non hai più sotto controllo queste cose. Perché alla fine devi riuscire ad avere una scatola sola e riempirla delle cose che ti danno più serenità. Ok? Dividere le cose in questo caso non è possibile. Ok? Devi orientarti. Poi prendiamo l'esempio degli harem, degli arabi che hanno 10 mogli. Ma già è complicato con una, immagina con due, con tre, con quattro, cioè per farti l'esempio. Però bravi loro che riescono anche a destreggiarsi in questa situazione, che poi io non penso che sia a livello sentimentale talmente bella una relazione con più persone. Ok, però questa è un'altra cosa. Torniamo al nostro trading, perché mentre io
Adesso glielo vai a chiedere al papà, vero Francesco? Diglielo di questa cosa. Vediamo che non gli dire che te l'ho detto io, vai a chiedere, ma papà, ma chi è? Sicuramente ti dirà che assolutamente è la stessa cosa, però magari avrà più attenzione, visto che tuo fratello, il tuo fratellino più piccolo, avrà più attenzione in questo momento per il figlio più piccolo, come le ha avute per te quando eri più piccolo. Poi assolutamente c'è la differenza che il primo figlio, se non so se sei il primo figlio, hai più attenzione per il primo figlio. Io di mio figlio avrò, per farvi un esempio, 1.000 foto. Di invece mia figlia che viene dopo ne avrò forse 700. Delle figlie che vengono dopo vanno sempre di meno, perché che ne so, all'inizio sei appena vedi il tuo figlio ci fai 50 foto, ogni cosa che ah, guarda che carino, 50.000 foto, invece poi incomincia a diventare una cosa, è così, ma non è cattiveria, è proprio una cosa nel dato di fatto. Va bene, allora euro-dollaro che adesso bene, qui cambia l'idea perché siccome doveva partire un ciclo, andiamo a vedere, questo era il ciclo 1. Doveva partire il ciclo 2 adesso parte qui, ok? Quindi diventa una cosa che se adesso incomincia a salire, io mi chiuderò questo trade perché il ciclo 2 è diventato ribassista. Bene, ciclo 2 ha fatto un po' lo scherzetto che è sceso sotto il 50%, è andato a diventare un ciclo laterale, ok? Quindi distribuzione che mi dice già che questo qui è il max caos, ok? Siamo alle 10:22, quindi max caos lo mettiamo giallo. Quindi appena posso chiudo il trade. Fammi vedere l'auto. Ah, bene, guardate. Nel frattempo, mentre io parlo, scusate se oggi vi ho fatto un webinar così, ma tanti mi hanno detto che i webinar, non più di, non veramente uno o due, che i webinar, secondo me se ne faccio solo due alla settimana, ma all'inizio ne faccio molti di più, trasmettono molta carica. Io non sono un insegnante di vita, non sono neanche un insegnante di trading, sono un cretino dal punto di vista di quello che faccio, cioè non è che sia quello che dà le lezioni di trading e tutto il resto. Però dico che trasmetto quello che nella mia vita mi ha sempre salvato. Sai cosa mi ha salvato anche una cosa molto banale? Mi ha salvato che magari alla sera, quando sono a cena o che vado di qua di là, dico, ah cavolo, ma domani mattina mi devo alzare alle 5. Allora cosa faccio? Ragazzi, mi dispiace però, no, rimani ancora qui con noi, bevi ancora un bicchiere di vino. Ragazzi, io devo andare, domani mattina mi devo alzare alle 5 e mezza. Per me questa cosa qui mi ha salvato da tante cose. Quando sento magari degli amici miei, ieri sera, guarda, alle 4 siamo andati a casa, non ci capiscono, c'ho la mal di testa, guarda quanto abbiamo bevuto. Lo puoi fare perché è bello in baldoria, a certe età magari non lo fai più. È bello farlo, ma il giorno dopo non devi lavorarci, questo lavoro che faccio io mi ha salvato da questo. Un'altra cosa che mi ha salvato è, siccome ho la passione di leggere, mi piace leggere i romanzi, tutte queste cose qui alla sera. Magari anche evito di guardare la televisione e alle 9:30 sono già a letto, mi leggo mezz'ora, un'ora un libro e poi spengo la luce e dormo. Non mi metto davanti al tablet, davanti alle riflessioni di luce celeste che manda la televisione o il neon o il tablet o il telefono. Lo stacco, buonanotte, ciao. Questo ti rilassa per tutta la notte, è un dato di fatto. Quindi tornate un attimino un po' indietro, ok? A leggere un bel libro la sera al posto di mettervi a guardare un film. Io sono un amante dei film perché li guarderei tutto il giorno, ma a volte non lo faccio. Quindi queste cose qui devono essere dei salvavita per tutti, secondo me. Poi misuratevi un attimino con voi stessi. Allora, nel DAX che abbiamo la situazione long, sta diventando una situazione short in questa zona, giusto? Piano piano, ok? Quindi nell'H1 però sta diventando una situazione long. Proprio per questo, Pietro, mantengo, giusto? Va bene? Oggi è andato così il webinar, lo so, magari uno si aspetta che Paolo fa vedere un 50.000 tracing, 50.000 grafici, no, non l'ho fatto e mi dispiace anche per questo a volte, mi dispiace perché magari qualcuno dice, ah, ma io volevo vedere cosa faceva l'euro sterlina, faceva l'euro yen. Ragazzi, il trading... non sono io che non è un libro di Joe Ross, non sono io che vi insegnerò a fare trading, non è Larry Williams, non è Bill Gates, non è che non so, Warren Buffett, non sarà nessuno che vi insegni a fare trading. Ok? Il primo componente per fare trading siete voi. Questa è l'unica cosa. Il primo componente siete voi. Io ho questo ragazzo che ancora ha questa officina meccanica, dove aggiusta macchine, che con le mani sporche d'olio metteva ogni giorno il foglio
di carta di plastica trasparente sopra il computer e faceva trading, ok? A un certo punto mi ha detto: "Guarda, io non so come dirtelo, però sì, ancora ho l'officina, però mi sono fatto nell'officina, nel retro, nel mio ufficio, ho la mia stazione di trading, ho messo degli impiegati, continuo a fare, a portare avanti il mio lavoro, ma faccio il trader. Non lo faccio più con le mani sporche d'olio perché faccio lavorare gli altri, ma faccio il trading, faccio il trader." Questa è una cosa per me che rapporta a me stesso di dire: "Cavolo, ma sono riuscito a qualcuno a farlo uscire dal tunnel dove era entrato", perché alla fine entri in un tunnel del trading, devi anche uscire. Per uscire dal tunnel devi trovare dall'altra parte, a trovare dall'altra parte è lo scalino superiore, c'è cioè lo scalino che viene dopo. Francesco, per esempio, quanto io ho ammirato le foto che mi hai mandato, infatti ogni tanto faccio sempre questo appello: mandatemi per favore le foto di dove fate trading, la vostra stazione di trading, perché un giorno farò un mosaico. Io quando vado, faccio i seminari in Italia, nella prima mezz'ora, ora quando si riempie la sala di chi viene a vedermi, chi viene ad ascoltare quello che c'ho da dire, si vede un monitor, solitamente si girano delle immagini o della musica che io ho costruito, cioè, amatorialmente, cioè non sono un grafico, però si vedono le stazioni dei grafici, delle stazioni di trading di chi me le ha passate. Io ho visto la stazione di Francesco e ho detto: "Cavolo, qui c'è speranza, qui c'è tanta roba, c'è veramente tanta roba", perché da lì si parte anche questo, il posto di lavoro. A volte io, cioè adesso c'è un casino sulla scrivania, non mi potete neanche immaginare, ma appena tutto è pulito, fai il trading migliore, ok? Perché devi fare il trading migliore quando tutto è pulito, quando tutto è organizzato, quando l'organizzazione, ragazzi. Allora, l'ultima per oggi. Avete mai visto adesso questa magari la sapete già, però prendetevi caso di questa mi pare che l'ha detta, aiutatemi, no, potete aiutarmi perché non vi dico ancora la frase, Fabrizio De André, okay? Che era stato rapito con la storia, no? In Sardegna e così via. Ma quando si trovava da solo con uno di questi rapinatori, vedeva la debolezza di questa persona. Perché? Perché l'uomo organizzato, okay? L'organizzazione, cioè quando un gruppo è organizzato, la mafia o una banda criminale, o anche una banda musicale, c'è l'organizzazione, ok? L'organizzazione di un uomo solo è la cosa più difficile, perché lo trovi spaesato, ok? Lo puoi raggirare con le parole, lo puoi fare ragionare, non è più rafforzato dall'altre persone che dicono: "Oh, non lo ascoltare", capite? Perché non fanno pa mai, mai parlare, non parlano mai, quando vedi questi film non parlano i rapinatori, cose. Perché sennò vengono raggirati dalle parole. Nel trading non sei un delinquente, non sei un criminale, non sei niente, però sei solo e ti devi sapere organizzare da solo, perché hai la voce che ti influenza, hai la vocina che ti dice: "Apri due lotti che adesso ti va bene, guadagni subito e hai il conto da 20.000 per fare trading a vita", ok? Hai tutte queste cose qui che ti pungono da dietro. Perché sei un uomo solo, non ti sai organizzare, non ti sai organizzare. Quindi devi avere la seconda parte a fianco a te, il tuo stesso lo raddoppi, e mentre ti fai la domanda, ci deve essere quel lato che dice: "No, attenzione, ragiona solo un attimino di quello che stai pensando, e non fare un'operazione all'otto, che te ne pentirai, a lungo andare te ne pentirai, perché non sei capace di mantenere quell'operazione all'otto. Quando la apri, quando mi sento dire: "No, ma lo apro, la chiudo subito, non ti preoccupare", la apri, la chiudi subito, non è vero, perché appena ti va in negativo, tu la lasci aperta, ok? Quindi, ultima, nel trading discrezionale, nel trading automatico, sulla regola che è uscita ieri, non so, tanti l'ho già passata, c'è una clausola che ancora purtroppo non l'hanno messa, ma la metto io adesso, poi vi arriverà, questa cosa qui, cioè due sono, però una arriva, ve la dico io adesso. Questa cosa qui non paghi soltanto se non hai fatto operazioni manuali in quel mese, perché se fai operazioni manuali non mi interessa. Il conto deve lavorare esente di questa cosa, ok? Poi c'è la seconda che vale soltanto se hai l'operatività standard, non se hai chiesto di farti fare operatività più aggressiva. Però sono due cose che non c'entrano tanto la regola rimane quella ed è quella, ok? Datemi una coppia che andiamo a vederla, dai, che ormai ci siamo. Io vorrei andare a vedere una coppia tipo cosa abbiamo visto l'altro giorno che ha chiesto Ishi.
Ve lo ricordate? Mi sono dimenticato. Adesso ho qui il miele, me lo mangio. No. Era Audio SD? Era Audio SD, giusto? No, il l'oro te lo puoi tenere. Allora, Audio SD, perfettamente. Allora, l'Audio SD. Avevo detto che era caratterizzato, o meglio, il carattere dell'audio SD era, dov'è? Era preso da diverse copie. Ok? Così andiamo a vedere se Paolo ha detto la verità o no. Ok? Era caratterizzato dall'andamento dell'euro-dollaro, giusto? O no? Perché abbiamo messo in ballo che l'euro-dollaro sale se il dollaro è debole, ok? Scende l'euro AUD, ok? Ci sono queste cose qui, e l'US, l'euro AUD, l'euro AUD e l'euro dollaro. Sto facendo confusione. Mentre in questo caso, se andate a notare, la lateralità comunque ha portato poco movimento. Adesso non mi ricordo quando era, oggi giovedì, mercoledì, martedì, eravamo qui, no? Avevamo detto che si poteva andare long di questa situazione qui. Non è riuscito neanche a salire perché c'era poco volatilità, no? Però questa salita qui mi dovevo aspettare un euro dollaro forte, giusto? Allora andiamo a vedere la giornata di ieri. Laterale. Quindi ritorniamo sempre dell'idea che sono movimentati da questo. Allora c'era l'euro USD e l'euro AUD, abbiamo detto, no? Anche in queste coppie. L'euro AUD, mettiamo i separatori. Sono su 4 ore. Giornata di oggi, di ieri. Ok, la giornata di ieri cos'era? Scende, sale. Lateralità. Nel contesto non è successo niente perché il movimento era da qui a qui. Quindi questo movimento qui non ha fatto praticamente niente. Ha portato sì che il mercato non ha avuto un'esplosione né da una parte dove noi pensavamo né dalla parte contraria. Purtroppo queste cose qui. Quando non mi esessi bastava venderlo e comprarlo, comprarlo e venderlo. Sì, cavolo, ma col senno di poi sono bravi tutti. Ma qui non ha avuto, vedete, da questa salita che è arrivato fino a qui, non ha avuto l'esplosione di continuare perché ha avuto la lateralità. E di nuovo qui, quindi siamo da punto a capo. Siamo da punto a capo. Non è l'unica cosa che io adesso posso verificare in questo grafico, questa espansione. Dal 50% stai crollando. Bene. Dov'è che io posso fare trading adesso? Probabilmente, e io ve lo dico già adesso, questo grafico qui lo lascerei fermo per un tot di tempo. Allora, questa cosa qui è la parte minima, quindi logicamente da qui mi parte una distribuzione, però posso calcolarla anche da qui, ok? Quindi cominciamo a fare una cosa del genere perché preferisco farla. Così, senza mettere le linee come cicliche, come le metto sempre. La mettiamo qui. 1. La copio. 2. Lo copio. Più o meno, ad occhio. In base alla campana gaussiana, che è questa gialla. In questa fase di mercato qui, questa è ancora la fase che non faccio niente, quando arrivi più o meno qui, questa è la fase di mercato da qui a qui, adesso l'ho presa d'occhio perché io vado a prendere questa fase qui, anzi prendiamo questa così abbiamo ancora più statistica. Ok? No, scusate, torno nei miei passi perché sennò poi abbiamo troppa roba. Prendo la lateralità di quando non ha fatto niente. Qui. Ok. Lasciamo stare lateralità di adesso. Copio questo quadrato. Lo trasmetto qui. Non è un caso, ragazzi, non è un caso. Sono i tempi, eh? Non è un caso. Io posso girare e rigirare nei grafici e troverò queste cose qui, non perché me le invento prima
mi metto un'ora prima a pensare che cosa vi voglio far vedere nel webinar di splendido, di speciale. No, assolutamente no. Quindi in questo caso qui, la lateralità potrebbe indurmi a fare un long, uno short, quello che è, però quando arrivo in questo tempo qui, se coincide campana gaussiana e un segnale di metodo fascia, da questa zona qui, tempo long. Ok? Senza saper nient'altro. Va bene? Ci siamo? Quindi non ho dimenticato il grafico. Però cosa devo fare? Se devo andare long qui, vuol dire forza di dollaro australiano, giusto? Forza di dollaro australiano. A questo punto la forza del dollaro australiano è cosa determinata? Da una forza di euro, perché il dollaro diventa debole, giusto? Però devo anche stare attento all'euro AUD. Torniamo al discorso di prima, adesso non torno di nuovo su questi passi, lasciamo stare. Torniamo un attimino per ultimo nel nostro euro dollaro. Cosa sta facendo il DAX? È fermo lì, cioè ha fatto il tentativo di salita, però in realtà sta salendo tra un pochettino tornerà su. Ormai siamo arrivati quasi quasi all'orario, ci vuole ancora un paio d'ore. Ok. Poi andate a verificare quello che vi sto dicendo. Se torniamo però nei grafici, scusatemi, oggi abbiamo parlato di tanto, ma non di trading. Allora, il mensile non ha fatto quello che doveva fare, ok? Lo lascio stare così perché mi piace ancora questa analisi, perché comunque abbiamo il minimo assoluto, qui abbiamo il 50%, vediamo come si comporta poi in questa zona qui, ok? Perché poi andremo a sottrarre le candele su candele, va bene. Però andiamo a vedere cosa ha fatto, per esempio, la candela weekly. Scusa, sono tutta qui là, no, qui devo andare. Mensile daily weekly. Su weekly. Ancora siamo in una fase di transito che non riesce a entrare in questa zona qui. Non per caso me la sono segnata. È difficile entrare in questa zona qui. Però è anche detto che deriviamo da questo minimo e siamo tornati sopra la banda di Bollinger. Abbiamo un segnale long, quindi a questo punto io non cercherei degli short, ma starei attento piuttosto delle entrate long. Ok? Il daily. Candela precedente, questa candela che ha fatto qui, che non si capisce che cos'è, è incertezza rialzista ribassista, incomincia ad entrare in una zona di congestione, anche se è un minimino un po' più alto rispetto a, non, ripeto, non è questo non deve essere questo che mi inganna, perché sono comunque in una zona di congestione, perché è un poco più alta, ma dipende anche dalle chiusure e dalle aperture dei broker, quindi alla fine me ne frego che ci sia un piccolo pezzettino in più, no? Quindi siamo in congestione, probabilmente. Io la metto sul corpo, ok? In congestione sono solo sul corpo. Il corpo sta chiudendo all'interno. Quindi se adesso mi riesce oggi o domani da questa zona, oggi no perché c'ho solo due candele. Se anche questa candela di oggi rimane compatta all'interno, ma sono 44 pips. Qual è il valore di questi 44 pips in questo caso? Come li devo analizzare? Come me li devo controllare? Una fuoriuscita di questo range di 44 pips, che non è niente, potrebbe darmi una situazione rialzista e anche una situazione ribassista. Giusto? Siccome noi abbiamo dal weekly la situazione che dovrebbe andare long, non andrò a fare gli short, quindi mi metto già il segnale long qui. Se io adesso da qui, dalla candela di stamattina fino a qui, vado a vedere, ho più o meno 35 pips. Vuol dire che se io entro, andrò più o meno in questa zona qui, se entra fino al 50%. Questo trade è valido solo per oggi. Allora me lo scrivo, che così teniamo traccia di quello che dico. Trade solo per oggi 02:12. Ok? Perché se adesso
mi vai a fare questo, usufruisci del flusso Renzi. Cosa potrebbe anche succedere? Domani non far, domani è un'altra cosa. Cosa potrebbe succedere domani? Domani non far, potrei calcolare se rimane dentro a questo corpo dai minimi long, per esempio. Però lasciamo stare, domani li guardiamo, se me lo ricordi. Cosa potrebbe oltre succedere se da il massimo di entrata, diciamo questo livello qui della candela, del corpo, 1,1333, 1,1335, incomincia ad esplodere il rialzista? Cosa succede? Aiutatemi, dai, ditemi. Parliamo di congestione. No! Vedi, già ti sei portato avanti col pensiero. Parliamo di congestione. Quindi potrebbe uscire, non arrivare a questo target, ritornare dentro e chiudere all'interno di questo corpo. Quindi, se non è, se entro e vedo che i tempi non sono, ma sono le 18 di sera, non lo faccio più perché potrebbe scendere, salire di 20 pips per poi tornare più o meno alla zona centrale. Quindi anche questo, soltanto se nei tempi giusti. Ok? Spiegata questa, io per il webinar di oggi, sperando di non avervi troppo rotto le scatole con le mie cose rapportate dalla vita, dal personale, al trading, anche se secondo me è la cosa migliore che uno potrebbe fare, tornare un attimino nei suoi passi, e come lo dico sempre a Peppe, la cosa migliore che puoi fare quando non sai cosa fare, vatti a fare una camminata, ma non una camminata con qualcuno, da solo. Cammina da solo, lì sei solo con te stesso. Ok? Le camminate sono le cose più belle. Immaginate, provate a fare una cosa del genere. Anche correre va bene, Francesco, ma correre togli un po' la connessione perché il tuo corpo è a parte se anch'io lo faccio. Quando vai a correre, devi avere un ritmo correndo. Avere un ritmo anche senza musica, ancora meglio a volte con la musica, quando non c'è pensiero, è con la musica. Perché quando corri devi avere un ritmo, cioè un movimento sempre uguale, cioè non a volte veloce, a volte piano, a volte lento, o sforzare il corpo. Devi avere un ritmo tranquillo. Dopo puoi fare anche 20 km se li fai tranquilli, no? Però cioè, veramente se sai questo ritmo, il tuo corpo abitua al respiro e tutto il resto, automaticamente il tuo corpo va in una trance anche correndo, cioè va in trance e riesci a cominciare a sistemare il puzzle dei tuoi pensieri, anche correndo. Poi chi non vuole correre si fa una bella camminata, prima o poi e incominci a, no? Anche con la musica, la stacchi la musica, non la senti più. Però preferisco io senza musica, così ho più spazio per i miei pensieri. Li vai a sistemare dove devi allocare i pensieri dove devono andare, perché a un certo punto si sfasano i pensieri della mente e perdi la visione delle cose, la stai perdendo. Ok? Ti sta sfuggendo la situazione di mano. Ok? Peppe è sfuggita la situazione di mano. E io gli continuo a dire, alla sera vatti a fare una camminata di un paio di chilometri al mare, fatti una camminata da solo, non pensare a quello che puoi fare, rimediare, rifare, no, devi farti una camminata e pensare soltanto alle cose che devi sistemare, non quelle che ormai sono state disfatte, quelle non le rifarai mai, ok? Ricordati, chiudi la scatola, che nel momento giusto chiudi la scatola e rimane tutte le cose belle, ok? Le cose belle sono dentro in quella scatola, le cose vecchie non hanno niente, le cose brutte non hanno niente a che vedere in quella scatola. Se la tieni aperta, cominci a riempire di immondezza che alla fine non puoi più aprirla perché alla fine la devi soltanto bruciare perché è solo cosa negativa. Ed è peccato, molto peccato. Ok, grazie a tutti. Ciao ciao, buona giornata. Ci si sente domani alle 12, alle mezzogiorno, alle 14 e un quarto. 14 e un quarto domani, vi lascio ancora il link. Che purtroppo non è link che ci si iscrive una volta, avevo sbagliato l'impostazione del webinar, per il mese prossimo lo cambio, che così ci si iscrive una volta sola e basta. Comunque il link è sempre lo stesso del mese scorso. Grazie a tutti, ciao 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 ciao, un abbraccione, ciao!